L'impatto della crisi economica è pesantemente negativo in tutti i paesi. Le stime di Oxford Economics indicano un calo del 4% del PIL mondiale nel corso del 2020. La media europea calerà del 7%, il PIL in Germania del 6%, in Francia e in Italia del 9-10% circa. Se scendiamo poi nelle analisi che i think tank hanno effettuato sul nostro paese, notiamo come quasi tutti i settori siano stati danneggiati pesantemente da questa crisi, tranne pochi casi come il settore dei farmaceutici, dei dispositivi medici, delle tecnologie digitali. Le stime di Prometeia danno anche un'indicazione quantitativa relativa alle previsioni sull'evoluzione dei singoli settori. E allora si nota come i servizi turistici siano il comparto più colpito dalla crisi, con un arretramento del 35% del fatturato, a cui segue il settore dell'automotive, con un calo del 30% della domanda, nonostante gli incentivi pubblici finalizzati a rilanciare la domanda. Il settore dell'abbigliamento fa addirittura peggio di questi due, perché è stato pesantemente colpito dal primo lockdown di marzo, aprile e maggio, quando si sono bloccate le vendite primaverili e i saldi compiuti quest'estate non sono riusciti, non hanno riattivato la domanda più di tanto. Anche la domanda estera è in forte calo, con le previsioni dell'Istituto del Commercio Estero che indicano che le imprese esportatrici perderanno circa il 10% del fatturato estero. Questa è una brutta foto relativa al 2020, ma per quanto riguarda la ripresa in atto e il 2021, possiamo essere moderatamente ottimisti, perché le previsioni macroeconomiche indicano che il prodotto interno lordo nel 2021 crescerà del 6%, del 3% nel 2022 e finalmente nel 2023 raggiungerà lo stesso livello pre-crisi, cioè quello del 2019.